Da Le storie dell'angelo custode di Laura Draghi, mia madre. Fu come se le pareti della stanza si scostassero, come se la stanza divenisse più grande, sempre più grande, e si andasse colmando di una luce chiarissima, come se il soffitto si spalancasse ad accogliere un cielo azzurro pieno di nuvolette bianche ed entrasse un profumo di magnolie fiorite. Mi sentii smarrire di una sconosciuta felicità e mi voltai senza timore. C'era lì in piedi un meraviglioso angelo. Sorrise e fece un cenno con la mano verso la bambina, che riapriva gli occhi tutti illuminati di gioia. «Sei venuto», disse, «sei venuto a raccontarmi la storia che mi avevi promesso». «Sì», disse l'angelo accarezzandole la fronte, «proprio la storia che ti avevo promesso. Una storia del paradiso?» chiesi io, già molto ansiosa di saperlo. Una storia della terra e del paradiso. Si sedette sulla sponda del letto con le ali morbide che sfioravano le coperte e misteriosamente le illuminavano di candore. E incominciò il suo racconto. Disse l'angelo: di tutti i misteri della terra, di cui solo il buon Dio possiede il segreto, forse il più misterioso è l'amore di una mamma per suo figlio. Vedi, seguitò poi dopo una pausa, noi angeli siamo esseri incorporei, beati, che stiamo in cielo e contempliamo sempre il volto di Dio, mentre gli uomini sono esseri di carne, che sanno che Dio c'è, ma non possono mai vederlo su questa terra. Ma fra gli uomini ci sono delle creature che qualche volta somigliano a noi, perché, concluse, non c'è molta differenza per un figlio fra il suo angelo custode e la sua mamma. And you were here before.
makes you happy.